Rigma qua, so terribile, ciao! Ben ritrovati ragazzi sul canale d'Animaggio, sempre con questa intro pessima. Eccomi qua, sono di nuovo qua con Uncharted 4, fine di un ladro. Siamo arrivati al capitolo 7, quindi sta per partire di nuovo, breve caricamento, sta per partire questo capitolo. Capitolo 7 dovrebbe essere Si spengono le luci. Il nome appunto di questo capitolo. Allora ragazzi, gioco fantastico che sto facendo appunto per la prima volta con voi in diretta su YouTube. L'HDPVR mi stava per mollare, stavo per fare le live su YouTube di Uncharted. Poi però ho pensato che molto probabilmente le scene sono bloccate sul PSN, cioè dal PSN, alcune scene del gioco. E quindi andiamo avanti, per fortuna così. Caricherò tutti i capitoli del gioco. La sicurezza disturba il segnale. Allora, si spengono le luci. Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Andiamo, ragazzi, con questo capitolo 7 fantastico. Avevamo rubato il crocifisso. Attenzione! Intanto io ho saltato senza guardare. Rischiavo di fare una fine miserrima. Ecco, tipo questa. Daniele! Ho già sbagliato, ragazzi. Sam, dimmi che hai la croce. Sandisma è qui con me. Vuoi salutarlo? Abbiamo sollevato un vespaio. La sala da ballo è isolata. La sicurezza disturba il segnale. E Victor, come ce ne andiamo? Andate iniziamo, al ragazzi. Anteriore. Seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Scusate, sono morto in una maniera cretina. Ok, allora, di qua e poi dovevo saltare dritto, che è molto più vicino, non ci ho pensato. Mado sia... Ormai. L'indicatore di minaccia bianco si carica quando rischi di essere individuato. L'indicatore giallo segna che i nemici stanno indagando sui movimenti sospetti. Resta all'esterno del campo visivo dei nemici per rimanere in modalità furtiva. Tieni inclinato a sinistra. L a sinistra. Beh. Ah, ok. Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Ehi. Chiamo il culo! Quello che ma fate fuori. Ti ficcano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Che cazzate, eh. Fatto una brutta fine questo qua. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Dio, la torre! Ma parla. Oh. Maria Eduarda, come mai? Oh oh. Aspetta. Fatte fur, cretino. Posso l'arme. Attenzione! Ok, quindi io devo... Ok, lasciarmi ancora. Quindi da qua probabilmente muoio. Troppo alto. Non gira l'angolo. Ah, ok. Oh! Nate, ma che cazzo stai facendo, eh? Perché non va a sinistra? Cos'hai? Nate, sei pessimo. Riusciamo a saltare dietro o cos'hai? Oh là. Guarda che roba. Diamine. Ma non c'è niente. Quanti cazzo sono? Beh, da qua là dovremmo arrivarci. Attenzione! Ande. Forse avremmo dovuto portare le pistole. Ma forse, Demo Morcelli, sipario. Nonno Maurizio Cocciancio, Daniele. Ma Silvio, aiutaci.
Forever. Nathan Drake, Forever. Devo arrampicarmi per vedere meglio. Sfrutta l'erba per nasconderti dai nemici. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Troppo furtivo. Morì ammazzato. Ok, quindi adesso dobbiamo beccare solo il secondo qua. Che furo, cretino. Come andiamo, Nathan? Sono in marcia. Devo salire più in alto per orientarmi. Ok, a dopo. Sì. Che cacca accade? Questi rumori di auto che sfrecciano. Moto anche se. Che furo. Cretino. C'è qualcosa lì. Che cazzo faccio, Dio cagno? Daniele, gioca meglio. Venite fuori. Ora. E questi sono gli effetti di fare un gameplay dopo aver bevuto una birra. Daniele. Sala da ballo. E il vialetto è di fronte. Quindi dobbiamo salire di qua. Poi salire di qua. Ok. Non è successo niente. Nessuno mi ha visto in faccia. Se mantengo la calma, uscirò di qui passeggiando. Hola. Oh. Oh oh. Pardon. Tu non dovresti essere qui. Non sono il solo. Facciamo così. Io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene. E adesso me la darai. Die cazzate, davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora, se non ti spiace. Che botta. Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Signorina, sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se no. Sei Seba? Ok, ho capito. Ma ricorda, non vorrei farlo. Vediamo che sai fare. Fatte furti, fa! Troppo scontato. Ma va, vanculo. Ci hai provato. Ma fa mignotella! Minchia. Fatte furti, fa! Che mala la schiena, l'attrosi! Dio! Vieni qui! Ora dammi il manufatto! Sii più precisa, non ti appartiene, contratto. Facciamo contratto. Ok, senti, ho un bellissimo astrolabio a casa, quasi nuovo. Te lo vendo a un prezzo di favore. Come? Oddio. Ok, senti, soffro ancora il jet lag. Ma vatta a piandar culo! Kickboxer protagonista, professionista. Cosa ci farai? Così ci farai cacciare. Non sei uno chiropratico. Sai, stai danneggiando un sacco di cimeli preziosi qui. Ok. Se non fai attenzione, ci sbatteranno fuori. Aspetta, aspetta. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Ah, va in culo. Sei Sema? Fatte fur, cretina. Ok, sono alla macchina, dove diavolo siete? Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross, è adorabile. Spizzo, spizzo potente, Dio Madonna. Sotto controllo, ma sono tutti impazziti. Senza fretta, ma muoviti, cazzo! Nathan, dove sei? Come? Ottima domanda. Come tu? Senza fretta, muoviti, cazzo. Muoviti, cazzo! C'è un cartello rotondo, è sulla strada. Cartello rotondo, ok. La buona notizia è che ho una pistola. A dopo. Te lo giuro, ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. La biblioteca! Ma gli italiani non parlano così. Come parlano? Siamo più francesi che italiani. Ho trovato dei vetri rotti.
Le ulti. Ma, attenzione. Sono Fabrifibra, cazzo. Tu non puoi farlo? Sei troppo ipopzizzone. Ipopzizzone. Che cazzo sto facendo? Ah, ok, devo dondolarmi. Aiuto! Bravo Drake, eh? Guarda che ruba. Ma credi. Ma va avanti. La pallottola spuntata. Al volo! Aspetta, cosa? Ehi, l'ho presa! Ah, fanculo! Ottima, complimenti per la mira! Stai bene? Sì, non mi posso lamentare! Non so come raggiungerti da qui! Tu riesci a scendere? Sì, credo di sì! Ok, ci vediamo al vialetto! Prosegui per la sala da ballo! Ok, ci vediamo lì! Madonna, Shanari, come mai? Sono Pippo Franco! Fate entrare i barzanatieri! Beh, qua possiamo scendere, non è che ci facciamo male, voglio dire. Se tacciate l'aria! Sono bloccato, qualche idea? Se tacciate l'aria, io Albano! La sala da ballo non è isolata! Beh, ora che sanno che siete qui, l'hanno scoperta. Che fiume. Ricevuto! Ma non bastardo! Oh, l'ho beccato? Sì, ok. Quindi adesso da qua con estrema calma, attenzione! Ok. Mamma che gioco, ragazzi. Mamma che gioco, guarda che roba! Mi sto iniziando a esaltare come un cretino, eh! Attenzione! Fatti fior di affare. Cos'è stato? Non era niente. Ma fatti il cretino. Ma l'hai ammazzato. Le discrezioni. La discrezione prima di tutto. Guadagnato il trofeo. Daniele. È sconsigliato fare i gameplay da mezzo ubriaco. Dove diavolo si è cacciato? Ma va, va in culo. Ma Clivio Forever Silvio, aiutami! Silvio! Silvio, dove sei? Ma sono un ceccato di prima categoria, però. Hai rotto il cazzo! Ah, grandissimo! Minchia, signor tenente! Ma qua siete scemi? È ancora vivo! Facciamolo fuori! Morirà, no? Prima o poi. Oh, là. Caso, attenzione. Fate più di affare. Ma va, morì ammazzato. No. Silvio, perdonaci. Silvio mio, Silvio tuo, Silvio nostro, Silvio vostro. Silvio forever, Silvio vincerai, Silvio dove vai? Daniele, smettila! Ma no, io voglio la pistola, fa più figo. Attenzione! Cosa sta? Muovo! Forever! Ma non si arrampica. Esattamente, forse di qua. Mi sembra che sia di qua. Non so, proviamo. Attenzione. Cribio. Ma è di qua o no?
Sì, credo di sì, perché poi da qua saltiamo qua. Ok. Ma no, di qua non era da dove arrivavamo. Ma no, ma Clivio, ma di qua da dove arrivavamo? Daniele, sei pessimo. Dio fa. Poi uno non deve bestemmiare, Dio fa. Dai, corri, che qua va bene che ce l'abbiamo. Abbiamo già ucciso tutti, quasi. Era di qua, ok. Vediamo sti cazzo di cretini rimasti, eh. Vaffanculo. Ok. E poi credo... Ah, di qua era. Dio fa. Saltato malissimo. Ok, la sala da ballo è vicina. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Arrivo, Sam. Che mi prende proprio quando non vuoi. Bene. Laggiù. Ok, dobbiamo spostarlo. Oddio, un culo. Ma... doppiato malissimo. Ma non è vero, ragazzi, stavo scherzando. Daniele, ma basta questi qui. Aspetta. Sì, sì. Sì, sì, coglione di merda. Mm? Sì, sì. Forse sì. C'è qualcuno. Forse qualcuno. Ha trovato. Parlano un po', mi ricorda questo doppiaggio pessimo degli italiani. Dovrebbero essere italiani questi, ma. Mi ricorda un po' Symphon Filter della Play 1. C'era un doppiaggio più o meno simile. Ma Cribio, ma vuoi saltare, Drey? Cazzo acca tui. Ma Drey, cosa ci sei, sto? Allora, non si attacca. Cribio. Niente, dobbiamo spostarlo ancora più avanti. Ma più di così, raga. Oh, bravo. Bravo, cretino Nathan, eh? Ah, fanculo. 4 hour. Silvio, 4 hour. Ok. Quindi niente, adesso ho fatto il giro. Ma sono risceso? Eh sì, sono risceso, non devo continuare su. Daniele. Ok, devo saltare qua e poi da qua a sinistra, quasi sicuramente. Sì, no. Crivio. Ok, qua però poi si riscende. Sarà di qua? Dai, qua. Dio fa, Nathan! Scena epica, ragazzi. Abbastanza di quest'asta. Ah, sì. Anch'io. Cribio! Cambio di programma. Troppe persone stanno cercando di andare via. Il vialetto è bloccato. Per Nathan Drey. Avete presente la fontana fuori dalla sala da ballo? Ci vediamo lì. Cribio! Sono morto come un cretino. Dai, brother, torniamo di qua. Vaffanculo! La più potente pagliura. No! No! Dio fa. Daniele, impegnati di più. Madonna!
Dio Madonna, Dio Madonna. Allora, calma. Ah, ah, ah. Ribio. Un bacio. A mame tua. Vanculo. Io canterino, ma vaffanculo. Mi chiamavano ceccato, me? E spara. Mitra, il mitra. Bastardo. Avete rotto il cazzo, eh? Ah! Andy! Silvio, forever! Nathan Drake, forever! Affanculo, gradino! Ah! No! Fantastico, ragazzi. Ah, morite, ammazza, andate, morite, ammazza di tutti. No! Spariamoli! Sali, non resisteremo per molto! Sì, ragazzo, ci sono! Sono un idiota! Per esprigersi. Come? Ma come? Diciamo che non con la mira assistita è difficile, eh? Perché io sto giocando con la mira non assistita, quindi devi mirare ogni volta tu. Non è sempre. Non aggancia i nemici da solo, è più complicato. Tua mamma e tua turma. Papà. Andate a morire ammazzati tutti. Avete rotto il cazzo, cretini. Non c'è l'animo mai. No. Ah, brutte merde di merda. Ah, fanculo. Vediamo se si rompe la luce. Non riesco a mirare. Dio fa. Voglio vedere se si rompe la luce. Vabbè. Lo vediamo dopo, eh. Sarà morto? Sarà morto, sarà Ferguson? Chi voleva una limousine? Minchia. Via, 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 via! La luce vediamo un'altra volta se si rompe, eh? Ah, va, va ancora. Vai, vai, vai! Reggetemi! Bravo, Sullivan! Bravo, Sully! Affanculo, cretini.
Ok. Spero di non finire all'inferno. Oh, merda. Che c'è? È vuota. Cosa? Dai, il solito coglione. È tuo fratello. Ottimo, teschio e ossa incrociate, promette bene. È lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. In paradiso. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. O un telefono. Andiamo. Sono date. Guarda. 1659. È l'anno di nascita di Avery. 1699? Indovino. In quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma vuol dire che c'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di Sant'Isma. Un attimo. Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Qui c'è la cattedrale. Ma il cimitero si trova qua giù. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Pensavo lo facessimo per salvare sé. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam. Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda, ragazzi. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme... Questa volta non capirebbe. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate. C'è di mezzo Rafe e... posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene. Grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Ehi, sono io. Come? Ciao. No, c'è poco segnale. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile. Tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo, ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sì. Certo. Ok. Ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Andiamo alla ricerca di Loch Ness, eh? Daniele! Beh, che poi Rafe non è in Scozia, non bada a spese, vedo. La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sally? Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo. Buona caccia. Sei ancora in tempo per venire. Nah. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano? Forza.
Porgiamo omaggio al capitano Avery, ok? Ok ragazzi, questo dovrebbe essere un altro capitolo, infatti, capitolo 8, la tomba di Henry Avery. Ragazzi, allora mi fermo qua, questo che abbiamo appena finito era il capitolo 7, tra l'altro scusate ma mi sono accorto dopo che avevo la TV, quella che ho, perché ho un mobile con due televisioni, una nella quale, cioè una che utilizzo per giocare, l'altra che utilizzo per il PC, mi sono accorto che nell'altra TV monitor avevo l'audio attivo, Dio fa, quindi forse la prima parte di questo gameplay, di questo video è venuto con il doppio audio, mi scuso per questo inconveniente, nel prossimo video tornerà tutto alla normalità, mi fermo qua per il momento, ci ritroviamo al prossimo video del canale d'Animaggio con il prossimo episodio di Uncharted 4, fine di un ladro. Per il momento mi fermo qua, ciao a tutti, Dio fa.